Ciò che si chiude si archivia, ciò che si spezza non si riattacca. Inizia così la lettera dell'ex assessore di Giarre, Salvo Patanè, che dopo 10 giorni dall'azzeramento di giunta rompe il silenzio e pubblica sulla propria pagina di Facebook le sue considerazioni sulla decisione del sindaco. Ciò che è iniziato il 24 giugno del 2013, scrive Patanè, con la vittoria di Roberto Bonaccorsi al turno di ballottaggio, si è per me definitivamente concluso con la notifica della determina sindacale di revoca. Nei giorni scorsi ho partecipato questa mia decisione a tutti quelli con i quali ho avuto modo di parlare, salutare e ringraziare, ma nulla avevo ancora dichiarato pubblicamente. Stamattina, dopo aver preso le mie ultime cose dall'assessorato, ho capito che era necessario farlo, proprio per evitare arbitrarie interpretazioni attendiste malamente accampate sul mio silenzio. Patanè prende poi le distanze dalla scelta del primo cittadino e prosegue scrivendo: il percorso intrapreso dal sindaco, benché ostinatamente contromano, sia chiaro, non è il mio. Intendo bene ciò che sta provando a fare e perciò non posso neanche credere, conoscendolo, che sia il suo. Vedremo in avanti. L'ex assessore e vice sindaco di Giarre, dopo i ringraziamenti agli ex compagni di giunta, conclude con: Giarre è la mia storia d'amore più lunga e più sofferta, è sovrapponibile alla mia stessa vita, dall'infanzia ad oggi. È stata la relazione più vicina alla complessità dell'essenza umana, con le sue debolezze e i suoi eroismi, ma non permetterò più a questa città che amo di anteporsi alla mia famiglia, ai miei affetti, al mio lavoro, che sono il mio albero maestro. Ai giarresi, lacerati da un tragico corpo a corpo elettorale tuttora in corso, che immagino si risolverà solo con il prossimo ricorso alle urne, auguro ogni bene possibile. Anche a te, Roberto, sii forte e stai sereno, conclude l'ex assessore Patanè.